La montagna si sta prendendo una rivincita sul mare. Vuoi il caldo che negli ultimi anni è sempre più caldo? Vuoi che un bel panorama si posta facile e ti fa prendere pure un sacco di like? O che il fiatone dell'ultimo tratto di salita ti fa sentire un po' Messner, un po' Bonatti, anche se sei solo a 1250 metri d'altezza? Vuoi in realtà che gli scalatori sono i nuovi surfisti? Insomma, una serie di fattori che hanno portato le prenotazioni per soggiorni in montagna quest'estate ad avere un aumento del 25%. Nel 2020 addirittura si era arrivati al 30%. E se la percentuale non bastasse, pensate che su Instagram i post con hashtag montagna, quindi presumibilmente italiani, sono 4,5 milioni. E manco a dirlo, moltissimi dei turisti in questione sono milanesi. Ecco, il milanese in montagna rappresenta il cittadino per antonomasia e per esso si porta a casa anche un bel po' di colpe. Un ometto un po' pallido che chi la montagna la abita tutti i giorni spesso si immagina con il pantaloncino corto ma portato a vita alta, una polo chiara e magari un bel paio di mocassini che al rifugio ti chiede il ginseng bollente in tazza grande con latte di soia a parte. Insomma, spesso il milanese te lo immagini come una persona che con la montagna non c'ha proprio a che fare, immerso per tutto l'anno nel traffico della pianura. Eppure c'è stato un periodo in cui Milano le montagne le aveva, e come? Bisogna tornare ai tempi del Ducato di Milano, la cui nascita viene datata 1395, ceduto poi con il Trattato di Campoformio alla Repubblica Francese solo nel 1797. Ecco, in quel periodo Milano poteva vantarsi di possedere un bel pezzo di Appennino Parmense, qualche collina tra Novara e Alessandria e parecchie valli lombarde, le stesse che oggi vengono prese d'assalto dai turisti. Forse, in fondo, un pezzo di Milano lì c'è ancora, tra reperti e rifugi. E il nostro obiettivo è conoscerli, conoscere la Milano fuori Milano, in una trasferta che però sappiamo già farete di sabato. L'escursionismo e l'alpinismo sono storicamente appannaggio del CAI. Alla Fondazione a Torino il 23 ottobre 1863 segue l'apertura della sezione milanese il 16 novembre 1873. Essere presidente di una sezione importante come quella del CAI Milano, sezione fondata nel 1873 da, io direi, esimi colleghi, perché fondata da alcuni ingegneri proprio nelle stanze del Politecnico di Milano e presieduta per una buona parte per tutta la parte del fine 800 e per inizio 900 da personaggi illustri, quindi di famiglie molto importanti milanesi, rappresenta un onore, veramente, è anche un onore, perché rappresentare una compagine di soci come quella del CAI Milano e attivarsi per poter rendere il CAI Milano sempre appetibile per tutti i soci è un onore che facciamo da volontari. Certo è che siamo aiutati dalla storia, perché comunque la sezione del CAI Milano è stata fino agli anni 30 la raccolta. Inizialmente sappiamo che l'attività alpinistica era limitata un po' alle famiglie più benestanti borghesi di Milano, poi sono riusciti, come dire, a coinvolgere anche gli altri, comunque rappresenta un bagaglio importante e un viatico. Se pensiamo che a fine degli anni 30 Milano come sezione aveva 6.200 soci, quindi parlavamo di un'enormità per allora, che sono gli stessi soci che abbiamo oggi, quindi di fatto come dire, c'è stato un grande aumento nel tempo, poi abbiamo avuto delle ricadute, ma cosa vuol dire? Non vuol dire che oggi sono pochi, oggi sono tanti soci e allora erano tantissimi, quindi vediamo al contrario. Cosa vuol dire tantissimi? Vuol dire che di fatto l'alpinismo e le attività alpinistiche ed escursionistiche passavano in Lombardia dai camminanti. I racconti delle escursioni vecchio stile ci restituiscono un'immagine ben diversa da quelle attuali. Se ascoltiamo i racconti dei nostri vecchi soci, leggiamo i libri d'alpinismo, scopriamo che partivano da Milano in bicicletta per andare a arrampicare sulle Griglie, che sono le montagne più vicine che abbiamo sopra il lago, siamo a Ramo di Como,
ma andavano anche in Valtellina, quindi andavano a fare le grandi cime, quindi andavano a fare il Badile, mi raccontava un nostro socio anziano, un grande alpinista, che lui si ricorda che da ragazzino partiva con i soci esperti di allora, partivano in bicicletta, andavano, poi ci impiegavano un giorno andare in Tiglio a montagna, un altro giorno per andare all'attacco della via, e poi si faceva la via e poi alla fine tornavano indietro. Quindi direi un alpinismo di esplorazione, ma anche un'epoca particolarmente felice per coloro che si dedicavano all'attività alpinistica, ma erano un po' dei pionieri. È tutt'altra cosa di quello che facciamo oggi, che decidiamo di andare a fare una salita o una gita di alpinismo o un giro escursionistico o una delle tante attività milanesi, e ci troviamo magari alla mattina in Piazza della Lotta a prendere il pullman e andiamo col pullman, o partiamo con le macchine e partiamo anche la mattina stessa. In due giorni partiamo, facciamo la nostra cima e torniamo indietro. Ecco, l'esplorazione e la scoperta sono un'altra cosa, ma non mancano se stiamo bene attenti. Ad esempio, qui siamo a Erve, un paesino incastonato nell'omonima valle, a pochi chilometri da Lecco. Una cinquantina di chilometri da Milano per un'oretta di strada. Se ci voleste andare in bici, come i vecchi soci del CAI, ci vogliono 3 ore e mezza da Piazzale Loreto, così lo sapete. La partenza è dalla località Costa Lottiere. Se volete fare un giro ad anello, vi consigliamo di seguire il sentiero 801, ben segnalato e indicato spesso come sentiero della valle. Salita dolce, dislivello positivo sui 600 metri circa, panorama affascinante, belle foto e vista laghi assicurate. Risalite nel bosco, attraversando la valle per un'oretta circa, e spuntate in una radura circondata da betulle. Seguite il sentiero lasciandovi prima sulla sinistra e poi alle spalle la spettacolare vista sui laghi di Lecco, Garlate e Annone. La salita qui è lievemente più ripida, ma proprio lievemente, perché nel giro di 5-10 minuti spiana. Spiana davvero. E il panorama che vi siete lasciati alle spalle poco prima ritorna prepotentemente quando arrivate sulla vetta del Magnodeno, 1241 metri, una meraviglia se beccate una giornata limpida, ma che ha il suo perché anche con la nebbiolina di una mattinata autunnale. A due passi dalla croce trovate il bivacco Magnodeno, gestito dagli alpini. Non è sempre aperto, quindi se volete mangiare all'interno controllate in internet gli orari di apertura, o meglio ancora chiamate. Fermatevi lì e guardate, bivacco alle spalle di fronte a voi. La cresta che vedrete altro non è che la vecchia linea di confine tra Milano e Veneto. E se non ci credete, seguite il sentiero per una ventina di minuti circa. Troverete nei pressi di un roccolo di caccia un cippo datato 1791, proprio pochi anni prima della caduta del Ducato di Milano. Da lì potete riscendere verso Erve, imboccando il sentiero 835 che vi ributta nel bosco, mantenendovi all'interno del vecchio confine. Un percorso da 7,5 km circa che dura 3 ore molto molto comode. Se invece voleste provare l'ebbrezza di scavallare, il consiglio è di proseguire lungo il crinale, sconfinando nel vecchio Veneto, arrivando quindi al rifugio Capanna Monsesio, cimentandovi nella cresta della giumenta, per cui però è consigliato un buon livello di preparazione e un minimo di attrezzatura. In tutti e tre i casi si tratta di percorsi molto frequentati di domenica, perché accessibili, non particolarmente esposti e in parte adatti anche ai bambini, cresta della giumenta a parte, ma inspiegabilmente molto meno battuti di sabato. Ecco, approfittatene e fatevi una domanda, come l'abbiamo fatta anche noi al CAI di Milano. Quanto è responsabile il CAI Milano dell'invasione delle montagne? Io penso che non sia responsabile, ma sia un veicolo per far conoscere le montagne. La responsabilità nostra semmai è di insegnare ad andare in montagna in modo sostenibile e di non creare lo sfruttamento della montagna. Quello che noi anche insegniamo ai nostri soci è di non andare a sfruttare l'ambiente, ma di andare a viverlo. Ora diventiamo una risorsa anche per le comunità locali.
Certo è che se noi invece che andare a viverlo, rispettarlo e come dire amarlo, andiamo e lo aggrediamo e arriviamo pretendendo di poter fare in montagna quello che facciamo in Piazza del Duomo, no, è sbagliato, ma questo noi lo spieghiamo. In un rifugio bisogna rendersi conto che arriva tutto a spalla, la maggior parte delle volte, talvolta con qualche mezzo meccanico particolare, e nei rifugi più lontani con l'elicottero, quindi è tutto più difficile sia portarci che ciò che serve sia portar via il residuo di quello che viene utilizzato. Banalmente anche le cose più semplici che noi facciamo ogni mattina, svegliarci, lavarci la faccia e fare qualsiasi altra attività preparatoria per la colazione in un rifugio, non è come farlo a Milano. Quindi, come ha visto il milanese, io penso che il milanese, come il Saronnasco, piuttosto che il Varesotto, il Bergamasco, è visto bene se è educato ed è visto male se è male educato. E voi che ne pensate del nuovo turismo in montagna? Noi non abbiamo ancora le idee chiarissime. Probabilmente ci penseremo per tutto l'anno. Nel frattempo, però, vi aspettiamo per la prossima trasferta.